in Italia siamo la popolazione che ha il minor numero di obesi, anche se purtroppo questo dato sta crescendo. Mangiare in modo variato, e distribuire nell'arco della giornata tanti piccoli pasti e non pasti abbondanti, diciamo, e cercare di capire e di conoscere il nostro corpo e capire i segnali che esso ci manda, in base ai quali possiamo rispondere con una corretta alimentazione. Perché mi interessava tantissimo l'argomento. Visto della bella stagione? Una vista generale, senza bella stagione, a prescindere dalla stagione. Carboidrati a cena assolutamente sì, anzi i carboidrati a cena io li consiglio perché ci sono delle sostanze che favoriscono addirittura il sonno, specie le persone che sono insonni, è bene che mangino un piatto di pasta a cena. Non ricorrere alle diete ultimo minuto, ma cercare di alimentarsi sempre correttamente nell'arco dell'anno, sicuramente, però quando iniziano le belle giornate sicuramente la voglia di mangiare bene, quando incominciamo a scoprirsi si pensa sempre di più all'alimentazione. Basta regolarsi nel tipo di alimenti, mangiare in modo equilibrato anche in questo periodo e bere molta acqua, che è una cosa che viene molto trascurata, che vedo in tutti i miei pazienti, vedere che bevano un litro d'acqua è già tanto, e questo sicuramente, soprattutto in questo periodo dell'anno, aiuta non solo a idratarsi e a eliminare anche la cellulite, ma aiuta soprattutto anche a dimagrire. L'errore più frequente è tornare a casa stressati da una giornata di lavoro e aprire gli sportelli e mangiucchiare prima del pasto. Questo in pochissimo spazio, tantissime calorie, e porta poi le persone, tra l'altro non se ne rendono conto perché è un gesto che fanno spontaneamente, e pur pensando di mangiare poco perché magari i pasti mangiano poco, in realtà l'eccesso calorico c'è e quindi si ingrassa.